Federica Brignone ormai ha una carriera decennale, ha vinto tanto, ha vinto la Coppa del Mondo Generale. Con che motivazioni riparti dopo tanto tempo? Ma io sono una che ama la competizione, no? E amo mettermi alla prova, mi piace confrontarmi, mi piace poter dire che potrò ancora vincere, per cui questo è il fuoco che ho dentro, l'obiettivo appunto di essere vincente anche quest'inverno, di essere lì a giocarmela, e quindi questo è quello che cercherò di fare. Il focus è anche su quella medaglia d'oro che sinora è mancata in un grande evento come un mondiale o un'Olimpiade, diciamo, ti stuzzica magari provarci ai mondiali di quest'anno? Sì, per me la medaglia è sempre per me una medaglia alle Olimpiadi ha un valore enorme, che sia d'oro, che sia d'argento, che sia di bronzo, assicuro che per un atleta è ovviamente tanta roba, e per cui è super, cioè per me salire sul podio dei mondiali di nuovo sarebbe già un grande obiettivo, ma non è quello che voglio, e se non mi otterrò io non sento che nella mia carriera manchi un oro, cioè io penso di aver raggiunto di più di quello che mi ero prefissato. Certo, e Milano Cortina sembra lontana, ma in realtà è dietro l'angolo. Possiamo dire però che è cambiato molto nello sport negli ultimi anni, soprattutto nella prevenzione, nella cura del fisico degli atleti, quindi arrivarci anche a più di 30 anni è diverso rispetto a magari a 10-15 anni fa. Tu ti senti ancora proprio all'apice della tua carriera anche dal punto di vista fisico? Io mi sento veramente bene fisicamente, da 3 anni a questa parte sono i miei 3 anni migliori fisicamente parlando. È ovvio che secondo me c'è anche la componente mentale che non è menzionata, però dopo tanti anni a così alto livello bisogna vedere se riuscirò a rimanere a livello anche mentalmente, aver voglia di viaggiare così tanto, aver voglia di impegnarsi così tanto, aver voglia di vivere con la valigia, aver voglia di continuare a dare il massimo e avere motivazione. Quindi io questo penso che sarà la domanda, però come dici tu è vicino, è lontano ma è anche vicino, vedremo anno per anno, non lo so. E in chiusura l'Italia sta dimostrando grandi ricambi nella velocità, un po' meno nelle discipline tecniche, soprattutto il gigante. Vuoi commentare la scelta di Lara Colturi di gareggiare per Albania? Poteva essere lei forse la vostra erede tra le porte larghe. Come l'hai presa questa notizia? Io penso che lei abbia degli obiettivi e penso che lei abbia lavorato fin da bambina in un certo modo e che il programma fosse fatto esclusivamente su di lei, e lei ha voluto continuare su questa linea, e penso che per fare quello che stava già facendo ha fatto la scelta migliore, cioè quello che ha fatto è quello di poter continuare sulla sua via nel suo modo, senza avere un'istituzione che comunque entrasse a far parte. Quindi per me, per l'atleta ha fatto secondo me la miglior scelta, anche perché andare in Sud America, partecipare al Sud American Cup, avere già dei punti grandiosi, poter già partecipare a Sölden, cioè essere italiana, devi fare un certo tipo di qualifiche, devi battere della gente molto più forte. Lei potrà già partecipare a Sölden e quindi è in un certo senso una scorciatoia. E, dall'altra parte comunque porterà una bandiera non sua, non lo so, questo deve rispondervi voi. Io penso che, allenamenti parlando, ha fatto un'ottima scelta.